Ciao da Massimo Tamburino, benvenuti in questo mio nuovo podcast. Oggi vedremo come si può utilizzare il Mac per fare una ipotetica esibizione live, cioè uno spettacolo musicale. Collegheremo al nostro Mac uno strumento musicale, un pianoforte e un microfono per il cantante. Utilizzeremo il programma GarageBand. Ho scelto questo programma perché è un programma che c'è in tutti i Mac, che è gratuito in italiano e soprattutto perché, a differenza di quello che pensano molti, è un programma abbastanza completo e molto potente che permette di avere un vero e proprio studio di registrazione in casa. Per fare questo utilizzo una scheda audio esterna, una Scarlett USB, alla quale ho collegato sia il pianoforte che il microfono dal quale vi sto parlando. Quindi ragazzi, se siete incuriositi, mettete un mi piace, commentate, condividete il mio video. Io sono sempre Massimo Tamburino e andiamo a incominciare. Innanzitutto, questo è il mio pianoforte. Innanzitutto apriamo GarageBand e vediamo come si fa a creare una nuova traccia audio, cioè un ingresso di linea per il pianoforte. GarageBand, GarageBand, barra dei menu, Garage File, modifica, traccia, traccia, menu 10 elementi, nuova traccia ellisse comando opzione, N-Prem, nuova traccia, strumento software MIDI, pulsante di scelta, audio microfono ingresso di linea, selezionato, pulsante di scelta, 2 di 4. Registra utilizzando un microfono un ingresso di linea oppure trascina dei file audio. È già configurata così, è l'entrata di linea. Audio kit, drummer, mostra dettagli, espanso, triangolo di apertura, dettagli, in dettagli. Desidero sentire il mio strumento mentre suono e registro, seleziona, il mio strumento è collegato con Scarlett 66 USB. Apri preferenze, sento il suono da, in show, apri preferenze, pulsante. Pulsante, posizione attuale, all'interno, ingresso 4. Ingresso, pulsante comparsa. Ora, praticamente l'ingresso è la scheda audio, l'uscita è un software che fa da scheda virtuale che mi permette di registrare l'audio sia della sintesi vocale che del programma, che purtroppo è anche abbastanza pesantino per il computer comunque. L'entrata 4 invece è una cosa molto importante perché una scheda audio ha alcune porte, una decina, che sono programmabili. Io posso scegliere di collegare uno strumento musicale a queste porte, lo configuro e devo dire a GarageBand il numero di porta che sto utilizzando per collegare il mio strumento. Fatto questo, allora posso completare la cosa creando la nuova traccia. Io adesso non lo faccio perché l'ho già creata, comunque è così. E questo vale un po' per tutte le altre cose, il cantante, il microfono, una batteria, eccetera, insomma. Fuori da aiuto nuova, annulla, crea, difo, annulla, pulsante. Intestazione di... Chiudo dialogo. Una misura 1. Barra dei garage file. Modifica, modifica, annulla registrazione comando. A traccia 2 audio 2. Una misura 1. Ok, chiaramente ci sono molti effetti che possono essere aggiunti sia allo strumento sia al cantante. Io adesso ho un'impostazione di base che la terrò per questo video, poi nei successivi vedremo anche come andare a personalizzare aggiungendo effetti sia agli strumenti singoli sia alla traccia master per un'eventuale esibizione live, diciamo così. Proviamo a vedere se riesco a registrare qualcosa. Thank you.
questo era l'inizio di Greatest Love Hall di Whitney Houston. Purtroppo il software di registrazione mi rallenta un po' c'è un po' di lag nel touch del pianoforte perché deve convogliare tutto al microprocessore. Vabbè, è una cosa un po' complicata, però quando si fa un concerto live questa cosa qui non c'è perché non si registra un podcast, insomma. E vediamo un po' se è venuto qualcosa, ok? 38 misure, 4 battute, 1 divisione, 1 misura, 1 batto, 1 divisione, 1 pulsals. Sentiamo un po'. Ok, non è venuto niente, andiamo a vedere che è successo. Traccia 1 bright vocal, gruppo. Una misura 1 batto, 1 barra daemon, garage file. Modifica, modifica, annulla registrazione comando. Traccia 2, una misura 1. Traccia 1 bright vocal, traccia 2 audio, in traccia 2, traccia grove, pulse muto, deselezionato, assolo, deselezionato, abilita registrazione, deselezionato, seleziona abilita, monitoraggio ingresso, selezionato, riquadro. Fuori da traccia 2 audio 2, gruppo. Intestazione traccia. Usa questa opzione per attivare il muto o l'assolo sul segnale della traccia, armare la traccia per la registrazione e regolare il volume. Traccia 1 bright vocal, group. Praticamente si è disattivata la funzione di registrazione. Praticamente è un pulsante che permette di attivare la traccia per registrare. Proviamo a rifarlo. Una misura 1 batto, 1 divisione, 1 pulsals. Allora, praticamente per registrare si preme la lettera R, che è una scorciatoia. Questo il pezzo, è sempre Greatest Love Hall di Whitney Houston. Perdonatemi il mio inglese, poi con questa canzone che è veramente difficile da cantare. 34 misure, 4 battute, 4 divisioni, c'è una misura, 1 batto, 1 divisione, 1 pulsals. Allora, praticamente qualcosa. Per registrare si preme la lettera R, che è una scorciatoia. Beh, è venuto. Questa volta è andata bene. Thank you.
Ok, questo è il pezzo. 30 misure 1 button divisione 111 pulsazioni. Questo non ero io, ma era la registrazione praticamente. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi ascoltato fin qua, per il momento mi fermo qui. Spero che vi abbia intrattenuto così in modo piacevole. Se avete domande, commenti, critiche, quello che volete, scrivetemi qui su questa mia pagina di YouTube, oppure contattatemi su Facebook, come volete voi, insomma, condividete se volete. Io sono sempre Massimo Tamburrino, vi rimando, ci vediamo sempre qui sul mio canale, Tutorial iOS, Mac e Accessibilità, e ragazzi, alla prossima, speriamo.